Buongiorno a tutti, questo video è dedicato al numero attualmente in edicola di Salute Naturale che parla delle infiammazioni e di come eliminarle. Perché le infiammazioni? Siamo nel mese di aprile, è il mese della Pasqua e quindi emblematicamente la Pasqua è rappresentata dall'uovo di Pasqua, ovvero il simbolo della rinascita per antonomasia, il simbolo della rinascita della primavera, della stagione che stiamo attraversando. Se pensate alla rinascita, all'uovo che si schiude, pensate alla vita che riprende dopo la quiescenza invernale. La primavera è questa grande energia, questa stagione ricca di energia in cui tutta la natura si trasforma e riprende a vivere. Pensate al germoglio che cresce verso l'alto, alle radici che si approfondiscono. Sono tutte metafore di un processo estremamente vitale, ma che ha anche bisogno di tanta energia a disposizione. Può essere che il nostro organismo non si sia ancora disintossicato adeguatamente dalle scorie invernali, non si sia ancora ripreso e quindi non sia ben sintonizzato con questa ripartenza primaverile. Come facciamo a comprenderlo? Basta semplicemente fare riferimento al test che vi presentiamo su Salute Naturale di questo mese. Ad esempio delle piccole ma croniche processi infiammatori, bronchiali, respiratori, delle irritazioni cutanee permanenti, i dolori, il nervosismo tipico di questa stagione, i dolori ossei, così come facciamo quattro passi ci sentiamo subito stanchi, o le ossa quando ci alziamo al mattino scricchiano e ci sentiamo tutti indolenzite, o le unghie ad esempio che sono particolarmente segnate, una perdita di capelli eccessivo, sono come dire tutte quante dei segnali da prendere in considerazione perché testimoniano che abbiamo bisogno di un'energia di supporto. Ecco allora l'importanza di far riferimento all'energia che la Terra ci mette a disposizione. I minerali che in questo mese vi suggeriamo sono il balsamo, il carburante indispensabile per ripartire bene. Primo fra tutti lo zolfo, ma anche il ferro, lo zinco, il calcio, sono le sostanze, come dire, della terra che ritroviamo negli integratori, nei cibi, nelle erbe che vi suggeriamo in questo numero di Salute Naturale, che devono essere presenti nella nostra giornata, nella nostra alimentazione, in modo tale da supportare adeguatamente questo momento di ripartenza. Ecco, il numero di Salute Naturale di questo mese è dedicato espressamente a queste tematiche, come ripartire bene in primavera, come integrare adeguatamente la nostra alimentazione, a cosa fare riferimento, quali menù vi suggeriamo, quali integratori, quali alimenti, tante altre cose come sempre in questo numero ricchissimo che vi suggerisco di leggere. Bene, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo posto.